Ma vaffanculo, va! Ciao amici di YouTube, ben ritrovati in Morru Total Gaming. Oggi inauguriamo una nuova sezione del canale, quella dedicata ai giochi horror. Night of Terror. In poche parole non faremo altro che giocare i titoli che spaventano di più le persone, quelli un po' più inquietanti, quelli che negli ultimi tempi hanno anche un po' segnato una direzione che sta prendendo il genere, e lo faremo rigorosamente di notte, sono le 2:54, non so se si vede. Giocherò il tutto in cuffia con il volume sparato. Il gioco di oggi è Daylight, un titolo horror in prima persona che sfrutta la Unreal Engine 4, primo titolo uscito a sfruttare questo nuovo motore grafico, per la gioia del Todd. Ecco, io direi che possiamo partire senza indugiare oltre. No, io c'ho un'ansia incredibile addosso, altro che DayZ. Un po' lento nei caricamenti, però. Where am I? No. It's been some time now. Carino. Il detenuto 52 sembra avere visioni di gente ombra. I medici continuano a tentare terapie tradizionali, ma credo che dovremmo cominciare a prendere in considerazione trattamenti più aggressivi. Molto bene, matti che vedono fantasmi, ottimo. Madonna mia, ste scale! Chi è questo? Leopardi? Ma non penso. No, troppo allegro. C'è un po' di stuttering, eh? Ma quanto è buio! Oh, posso raccogliere delle barrette luminose. E questi sono infinite. Ah, bene, ok. Come si usa la Sì. Una mucca morta. Madonna mia, che idea del cazzo giocare a sto gioco. Quanto so stronzo. Mannaggia! Cioè, non è successo niente, eh? Cosa? No, le voci, oh! Perché non lo potevo registrare col Todd, sto video? Eh? Oddio! No! Vaffanculo! Fantasmi! Ma se sti bengala li potessi lanciare, no? E illuminiamo piano piano per terra, no? Perché lo devo tenere così che si vede a 3 cm di distanza? Allora. Vaffanculo! Che te pia un colpo! Te prego, fammi riprendere un po' di fiato. C'ho paura che poi tra l'altro mi arrivino alle spalle. Io so convinto. Io te il dic, Todd, fa paurissima, no? Io non ci voglio continuare a giocare. Ascolta, ma io sono da medico a giocare come un coglione con una candela. No, è un casino. Ma io ne ho visto quasi in cazzo fino adesso. Mi sono preso tipo 2-3 infarti da solo perché mi si aprono le porte a cazzo e basta. No, te il dico, non c'è un cazzo da ride. È la tragedia, ciao. Va bene, grazie. Ciao. Vaffanculo! Oh! Anybody there? Ma questa? Oh! Ste attrazioni le odio anche al Luna Park. Il problema più grosso è che di continuo si sentono rumori dei passi, rumori di voci. Non si sa se sono veri o falsi. Io c'ho una fifa. Perché si muove? Non c'è il vento qui dentro. Non c'è il vento, non è realistico. Dirmi questo non mi farà più forza sicuramente. Usiamo le strategie di Battlefield. Si può accucciare lei? No? Il raggio di illuminazione è proprio 3 cm. Se io prendo il mio schifoso cellulare, questo, stupidissimo, più stupido del mondo, col flash fa una luce, basta di camminare sul soffitto. Basta! Dico, fa una luce che è 18.000 volte più forte di sti bengala. E il cazzo. Chi è che urla? Ma che piangete? Non dovete piangere, spiriti. Non c'è motivo di piangere, di mettermi paura. Io non ho fatto niente, sul serio. Ma che sta dicendo? Oddio! Guarda sti ambienti, quanto sono bui! È un labirinto, ma la mappa, no? Interessante. Mannaggia! No, sta musica no però, I violini non possono durare per sempre. Ma io, che ho fatto di male per finire qui dentro?
Li posso lanciare! L'ho scoperto adesso, proprio tutto sto caso, li posso lanciare. Penso che sia la sensazione più bella del mondo, ma non li posso raccogliere. Ah, qui ci stanno i bengala? Ma voi siete scemi! Te! E adesso apro. Madonna! Ah, che luce orribile fanno sti flare. Durano anche pochissimo. Mi sa tanto che devo tornare indietro. Che... Mannaggia all'energia elettrica. Gli oggetti sospesi, eh? Eh? No! No! Eh? Ma posa storzetto! Ah, fantastico, se tu ti fermi lei lo illumina e lo samina. Tu pensa se storzetto te guarda e te fa... Oh, no! Ma fa paurissima. Con le scamotage che devo tenere sto cazzo orsetto, non posso tenere bengala. Ah, ecco come sapriva. Tutta questa fatica per un altro corridoio buio. Praticamente ci sono queste reminiscenze, che sono il tipo di pezzettini di carta. Noi dobbiamo trovare tutti i pezzettini di carta, poi in pratica possiamo passare all'area successiva. Io all'effettivo sono anche curioso di sapere cosa è successo in questo posto. Vaffanculo, che cazzo corri e urli? Non si urla! Pegala! Ma niente. Questo gioco segue il principio delle case del terrore. Cioè noi dobbiamo passare di stanza in stanza, seguendo eventi scriptati, prendendoci degli infarti galattici. Le strade sono proprio obbligatorie, noi dobbiamo passare per forza davanti, cioè... No, 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 non t'avvicina, non mi posso muovere. No, no, no. No, la nostra avventura interrotta da un bug. Ma che cazzo? Questi mi ricordano gli enigmi di Resident Evil 1, quando dovevi spingere le casse e arrampicarti sopra per trovare le chiavi, i medaglioni, le solite cose. Queste cuffie hanno l'audio posizionale, quindi quando qualcosa mi arriva alle spalle, io lo sento fisicamente alle mie spalle. Vaffanculo, eh? Oh, oddio, ti piace così, eh? Io mi sento fortissimo solo quando c'ho sti bengala, ma quanti sono rimasti? Due? Un'altra stanza del ricordo, le forbici. Arrivederci, non mi ricordo la strada e quando corro non posso vedere la mappa, ma anche quando vedo la mappa non ci capisco un cazzo. Mi sto perdendo allegramente nei corridoi infestati da fantasmi che mi vogliono vedere morto. Sì! Tutta questa next gen non la vedo. Vaffanculo! 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 Ragazzi, mi dispiace, volevo fare un approfondimento tecnico sul gioco, col cazzo che ci riprovo. Rimando tutto alle note in basso a sinistra. O al Todd, se magari vuole di qualcosa. Todd, di tu qualcosa sulla Unreal, perché io non ce la faccio. Che dire, non è che fa proprio un ingresso col botto sto Unreal Engine 4. Sicuramente va contestualizzato con il gioco, è più leggero. Troviamo miglioramenti generali alle particelle, alle luci, alle texture, alla profondità di campo, migliorie nei modelli poligonari. Da segnalare anche la presenza delle physics Nvidia, soprattutto nei panneggi. Niente di esagerato. Tirando le somme ci regala una buona resa complessiva, per certi versi un'atmosfera più credibile, ma niente di stupefacente. Sicuramente è troppo presto per giudicare. Guarda, sono proprio contento che hanno introdotto sta bella animazione dei tessuti proprio su sto gioco, eh? Mi sto perdendo. Oddio, non si vede niente. Oddio, stavo in attacco di panico in diretta. No, no, devo rifare tutta la strada. Sì, ma io quando ho finito i bengala sono morto. Qui c'era una pagina, ma non è che le pagine sono messe in punti a caso. Ogni volta che respawni, non mi dico sì.
Che cazzo è successo? Sono caduti i lampadari. Dai. Mannaggia. Ce l'avevo dietro, ce l'avevo dietro. Lo so che ce l'ho dietro. E non posso girarmi perché sennò mi ammazzano in tutti i modi. Sì. Questo gioco fa comunque meno paura di Outlast, a mio avviso. Questa è tipo l'inquadratura più brutta del mondo. Cioè, tu pensa se quando si rialza lo sguardo c'è qualcuno a 2 centimetri. Chiaramente dobbiamo andare qua sotto, no? Chissà perché su sti giochi si finisce sempre ad andare nei sotterranei. C'è stato un qualche scavo, qualcosa. È carina sti illuminazioni. Guarda che bello scorcio. Ce l'ho dietro, ce l'ho dietro. Ma io corro, ce la faccio. Ce la faccio. Quella è la città. Scappiamo da sto incubo, scappiamo. Ecco. Ma che animazione brutta. No, questo è Slender. Vi odio con tutto me stesso. Maledetta. Vaffanculo, era dietro di me. Fa tipo il verso del tacchino, oltretutto. Fa tipo. Senti. Oddio, sta bambolina. La cosa più spaventosa del mondo. No. No, di nuovo è chiuso, no. Non ci sta capendo niente. Qui ci sono già stato. Che è sta cosa? Eh? Eccoci, il gioco è durato effettivamente poco perché ho finito in un paio d'orette. Sicuramente vi farà prendere qualche buon colpo. Ecco, un po' cortino. Troppo simile a Slender per i miei gusti, mi aspettavo un'esperienza un poco più innovativa. Se dobbiamo fare un paragone con il suo diretto concorrente che è stato Outlast, Outlast batte Daylight 10-0 sotto tutti i punti di vista, dalla storia ai momenti di tensione al gameplay. Doveva essere il gioco della Real Engine 4, però anche quello non è stato tutto questo granché. Si conclude qui questa prima puntata di Night of Terror con Morlu Total Gaming. Spero vi siate divertiti, spero che abbiate un po' riso delle mie disgrazie. Io ho riso poco, comunque mi sono divertito. Io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, la cera bollente! Ah, porca po... Giù da ballerino! Questo è Morlu Total Gaming!